L'Aquila ha un'occasione storica perché su questa città, sul cratere sismico, proprio grazie al mio lavoro parlamentare, abbiamo una misura del PNRR, il PNRR Sisma, che è specifica, ce l'abbiamo solo noi. Quindi abbiamo sia il PNRR che hanno tutte le città d'Italia, sia quello proprio per il sisma. E quindi è un'esplosione di opportunità. L'amministrazione uscente non le ha sapute giocare, ha distribuito a pioggia una parte di queste risorse senza una programmazione. Uno dei miei obiettivi è programmare le risorse che devono essere finalizzate a creare lavoro, sviluppo e ricchezza. Questa è una città che perde abitanti, che perde i giovani, una città che purtroppo, lo dicono i numeri, sta invecchiando anche per scelte sbagliate. Quindi bisogna invertire la rotta, investire per il lavoro, sul lavoro, investire per la sanità, visto che la regione ha colpito drammaticamente l'ospedale che perde colpi, investire sulla cultura, sul turismo per dare nuove opportunità ai giovani e naturalmente sui servizi sociali, senza i quali la città rischia di impoverirsi da ogni punto di vista. In questi 5 anni la destra ha isolato l'Aquila, non è stata capace di fare alleanze con nessuna delle città, né della provincia, né della regione, né fuori regione. Nel mio programma io ho il patto per l'Aquila, un patto, uno strumento di governo del territorio concordato con il governo nazionale e con la regione, ove ci siano le priorità delle infrastrutture, dei servizi, dei collegamenti con il resto dell'Italia e naturalmente il patto con Roma. Perché? Perché Roma, la capitale d'Italia, è a un passo dalla città, noi dobbiamo velocizzare gli scambi, ho lavorato perché sull'autostrada ci fosse una nuova visione del governo, sto lavorando per una ferrovia L'Aquila-Roma, insomma l'Aquila deve uscire dall'isolamento, è uno dei miei obiettivi, non più chiusa nelle mura antiche, ma le mura antiche e tutta la città devono essere più accoglienti e capaci di stabilire anche con le città della costa dei legami importanti di natura economica, sociale e finanziaria.